Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video di Exotica Vita. Quest'oggi, come avrete letto dal titolo, andiamo a parlare di rettili all'aperto. Questo argomento è stato molto combattuto negli anni nell'ambito della terraristica perché ci sono molte idee contrastanti sul fattore di portare gli animali, in questo caso i rettili che vivono all'interno dei loro terrari sterili, all'aperto, comunque nel mondo esterno, come vedete qua fuori. In questo caso mi sono state fatte tantissime domande sul fattore: posso portare un animale all'aperto? Posso fare una passeggiata al mio rettile? E quindi questo video principalmente è utilizzato per rispondere a queste domande. Innanzitutto l'animale in sé, ovvero il rettile, ha bisogno del suo ambiente personale in cui si crea l'habitat in cui questo animale vive, in natura ovviamente, con i vari parametri come l'umidità, la temperatura, eccetera, comunque l'allestimento del terrario, eccetera. È per questo che si utilizzano questi contenitori dove ricreare l'ambiente, l'habitat in cui vivono i nostri rettili, per farli sopravvivere anche in un ambiente sfavorevole. Per il fattore portare gli animali all'esterno, bisognerebbe ricreare questo ambiente anche al di fuori del nostro terrario. Quindi per portare questi animali in giardino, ad esempio, bisognerebbe creare un habitat in giardino in cui possono stare questi animali, che è pressoché impossibile perché non si possono cambiare i valori dell'ambiente esterno in cui si vive. Ovviamente se uno vive nello stesso ambiente in cui questo animale prospera, uno può tenere ad esempio un rettile che vive in quella zona lì all'esterno e ricreargli il suo ambiente all'esterno, perché i parametri ambientali sono adatti a questo animale. Ci sono alcune persone che azzardano a tenere alcuni animali, comunque ad esempio delle specie molto resistenti o comunque delle specie il cui habitat si avvicina molto o è pressoché identico al nostro in alcuni momenti dell'anno, in alcune stagioni dell'anno, come ad esempio ho visto persone che tengono dei tegu argentini circa da maggio fino a settembre. In questo caso io non voglio andare a portare i miei animali perennemente all'aperto, creargli un terrario all'aperto, creargli un ambiente adeguato all'aperto, ma voglio solamente fare un video in cui espongo i miei animali all'ambiente esterno, ovviamente con tutte le precauzioni possibili e immaginabili, perché l'ambiente esterno conserva dei parassiti o che potrebbero essere nocivi per i nostri animali, perché possono essere attaccati da questi parassiti che, anche essendo tra virgolette quasi innocui, possono provocargli gravi danni, perché comunque non sono mai stati esposti all'ambiente esterno, non hanno mai preso questi parassiti, non hanno sviluppato un sistema immunitario adatto. Un aspetto positivo di portare i nostri rettili all'aperto in questo caso è il fatto di esporli a dei raggi UVB naturali. In questo caso sarà una breve esposizione alla luce solare di pochi minuti, circa una decina, una ventina di minuti, dipende comunque dall'animale come risponde a questa esposizione all'ambiente esterno. E niente, quindi aspettiamo Ale e iniziamo a fare questo video. Quindi alla fine è arrivato l'ospite speciale che mi aiuterà a registrare questo video. Cosa? Mi vedo, se entra. Vabbè, adesso ormai entra. Adesso portiamo fuori prima la pogona e vediamo la reazione. Comunque tutte le robe che ho già spiegato. Ovviamente prima di metterlo a terra abbiamo misurato la temperatura del pavimento, che corrisponde alla temperatura del pavimento della zona basking della pogona, quindi 40-42 gradi. In questo caso non stiamo vedendo questo animale fare niente, che in pratica, essendo un sauro di medie dimensioni, ha
sempre paura di essere predato dagli uccelli, soprattutto da dei rapaci, e quindi in pratica si mette in questa posizione, si schiaccia al pavimento per, diciamo, nascondersi. Ma vabbè, adesso proviamo a portare fuori un leopardino, quindi il maschio, che magari è uno dei più resistenti. Ecco, possiamo stressare un po' di più e vedere la sua reazione con l'ambiente esterno. Li attiriamo con l'inganno. Ai leopardini dà un po' fastidio la luce del sole, soprattutto quelli magari con morph particolare degli occhi come l'eclipse, però in teoria questi qua, che sono degli snake eyes, non infatti vedete che non sta chiudendo l'occhio perché non gli dà tanto fastidio la luce del sole. Se avessi portato fuori ad esempio Eclipse avrebbe avuto dei problemi agli occhi, quindi continuava a chiuderli e così via, però lui non dovrebbe. Beh, vivendo in ambienti aridi come... Sì, però comunque sono animali molto forzati, stanno sempre sottoterra di loro. Lui ovviamente non lo poggiamo al sole perché il leopardino non ha bisogno di 40 gradi per terra, quindi direi che va bene tenerlo o in mano o poggiarlo comunque all'ombra, dove ci sono circa 30-25 gradi. Ora è il turno del Nasicus, ovviamente non lo poggeremo a terra perché è un serpente e sapete cosa succede se lo poggi a terra, è un serpente terricolo e quindi scappa dappertutto. Questo lo prendiamo normalmente e lo portiamo così, gli facciamo solamente prendere un po' di sole. Adesso Ale proverà a prendere un serpente in mano per la prima volta, ovvero proviamo a fargli prendere il Nasicus. No. Quindi abbiamo deciso di pesarla perché non prendendola praticamente mai in mano è meglio pesarla adesso. Quanto 240... pesa? 240... Non si vede. Vabbè, dillo tu. 250 grammi.
purtroppo è arrivato anche il momento di rimettere dentro questo stupendo animale che ha fatto un ho fatto probabilmente un'esperienza incredibile a prenderlo in mano in questo modo. Eccolo. Avete sentito come ha soffiato? Si vede che è veramente incavolato. Comunque non abbiamo avuto problemi a prenderlo in mano.